Bene, allora iniziamo il nostro corso di strutture bibliche con una struttura fondamentale, quella di Romani 3. Cosa sono queste strutture? Adesso vedrete, sono delle meravigliose combinazioni di concetti che troviamo all'interno della scrittura. La scrittura è perfetta, non solo nelle singole parole, ma anche proprio nei concetti che esprime. E quindi anche l'insegnamento può essere in un certo senso disegnato. Adesso vedremo questa struttura fondamentale e subito capirete quali sono quelle che io chiamo le strutture bibliche. Ci aiutano a imparare i vari concetti e poi diventano delle basi per la lettura di tutta la Bibbia. Allora, si parte dal concetto di Dio. Dio che è bontà, giustizia e verità, amore, giustizia e verità. Quindi Dio è amore. Giustizia e verità. Di fronte a Dio sta l'uomo, l'essere umano, che è stato creato all'immagine di Dio per poter tendere all'amore, alla verità e alla giustizia, ma in realtà vediamo in Genesi, si ribella l'essere umano nei confronti di Dio e quindi si trova in una condizione che la Bibbia chiama peccato. Peccato. Il peccato è l'egoismo, la cattiveria, l'invidia, tutte quelle cose negative che ogni essere umano si ritrova. Molti dicono sì, io non pago le tasse, non faccio male a nessuno, in realtà. Se guardiamo bene dentro, tutti, dice Romani 3 in maniera molto chiara, tutti hanno peccato. Non c'è nessuno che possa dirsi giusto. Tutti si trovano in queste condizioni, tutti gli esseri umani. Se ci pensiamo un po', siamo d'accordo tutti, riconosciamo tutti questa verità. Il salario del peccato, che cos'è? Qual è la conseguenza? La conseguenza del peccato è la morte. Tutti noi sappiamo che dobbiamo morire prima o poi, ma è anche una morte spirituale il salario del peccato. Quando siamo nel peccato siamo spiritualmente morti e abbiamo come destino la morte. Questa situazione provoca allora proprio un distacco fra l'uomo e Dio. L'uomo non può raggiungere Dio, c'è un vuoto, perché il peccato ci separa da Dio, dalla sua verità, dalla sua giustizia, dal suo amore. Dio aveva stabilito che attraverso la sua giustizia e la sua verità, la giustizia e la verità di Dio avevano stabilito una legge per l'uomo, una legge perfetta, una legge vera e giusta, una legge che è verità e giustizia, tutta una serie di norme, non uccidere, non rubare, eccetera, eccetera, ma anche tutta una serie di norme che vediamo nell'Antico Testamento. Questa legge è giusta e vera, è il risultato della verità e della giustizia di Dio. E dice Dio, osserva questa legge e sarai salvato, avrai la vita. Ma l'uomo non riesce ad osservare questa legge proprio perché è nel peccato. Non osserva questa legge, la Bibbia dice, e il fatto di non osservare la legge vuol dire che ti mette nella condizione di peccato. A questo punto c'è quindi questo vuoto. L'uomo non può osservare la legge, non riesce a raggiungere Dio. Allora, dice Romani, indipendentemente dalla legge che rimane giusta e vera, ma Dio manifesta la sua giustizia in un altro modo, perché Dio non è soltanto verità e giustizia, ma è anche amore. Allora dice Romani, Dio, grazie al suo amore e alla sua giustizia, manifesta questa giustizia non solo con la legge, ma anche con la grazia. Quella che la scrittura chiama la grazia. E come manifesta questa giustizia mediante la grazia? Dando suo figlio Gesù a morire per noi. Allora, per la fede in Gesù, se l'uomo ha fede in Gesù, se ha fede in Gesù, viene giustificato dal peccato, da questo peccato, viene giustificato. Giustificazione, viene giustificato per la sua fede in Cristo. Perché? Perché Gesù è, dice sempre Romani 3,
propiziazione e redenzione. Allora, come Gesù, come propiziazione, ha osservato la legge e ha pagato per tutti i peccati nei confronti di questa legge. Per tutti quelli che hanno fede in Gesù, tutti quelli che hanno fede in Gesù, siccome Gesù è propiziazione, ha osservato la legge, vengono giustificati nei confronti della legge. Perché Gesù è la nostra propiziazione, Lui ha pagato per noi, e se abbiamo fede in questo veniamo giustificati. E dal peccato passiamo alla giustificazione. Allo stesso modo, Gesù, essendo redenzione per grazia di Dio, essendo redenzione, mediante la fede in Lui, passiamo dalla morte alla vita. Avendo fede in Lui, che è morto ed è risorto, è morto pagando quello che doveva essere pagato nei confronti della legge, per tutti noi, per tutti quelli che hanno fede. Gesù è morto per tutti, e quelli che hanno fede accettano questo suo sacrificio e questa sua resurrezione, che porta alla nuova vita. La vita, non solo una nuova vita, ma una vita eterna. Quindi, vedete questa struttura? Al centro c'è Gesù. La fede in Gesù è la nuova realtà. La legge è giusta, è vera. L'uomo non riesce ad osservare la legge. Allora Dio manifesta la sua giustizia attraverso il suo amore per grazia. Essendo Gesù, con la sua morte e la sua resurrezione, propiziazione e redenzione, per la grazia di Dio, mediante la fede in Gesù, ogni essere umano può ricevere la giustificazione. Se ha fede in Gesù, se crede in questa verità, che Gesù è morto per lui, al suo posto, sulla croce ed è risorto, e allora dal peccato passa alla giustificazione e dalla morte passa alla vita eterna. E questo è uno stato, proprio, scusate, ho dimenticato una N, alla vita eterna, eterna. Questa è una cosa che non finirà mai, appunto. È una verità che non potrà essere mai tolta a chi ha creduto, a chi crede. Quindi, dal peccato alla giustificazione, dalla morte alla vita. Leggiamo il versetto, leggiamo il brano in Romani 3, dal quale è scaturita questa struttura. Allora, Romani capitolo 3. Ora, tutti hanno peccato, dice nella prima parte di questo capitolo 3, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Tutti hanno peccato, nessuno può dirsi giusto. Ora però, leggiamo dal versetto 21 del capitolo 3 della lettera ai Romani, indipendentemente dalla legge è stata manifestata una giustizia di Dio, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata una giustizia di Dio, attestata comunque dalla legge dei profeti, vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo, per tutti quelli che credono. Infatti non c'è distinzione, tutti hanno peccato e sono privi, c'era quel vuoto, della gloria di Dio, ma sono giustificati, sto leggendo Romani 3 dal versetto 21, sono giustificati, tutti hanno peccato, sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù, il quale Dio ha prestabilito come propiziazione mediante la fede nel suo sangue per dimostrare la sua giustizia. L'uomo quindi è giustificato mediante la fede, continua al versetto 28. Vedete quindi questa verità di Romani 3 espressa con una struttura. Queste sono le strutture, questa è una struttura molto importante, fondamentale. La struttura della giustificazione per grazia mediante la fede. Dio, con la sua verità e la sua giustizia, ha stabilito una legge. L'uomo non riesce ad osservarla, si trova nel peccato. Allora, con la sua giustizia e il suo amore, Dio, per grazia, offre, dona suo figlio Gesù, che è propiziazione e redenzione con la sua morte sulla croce e la sua resurrezione. E per la fede in Gesù l'uomo passa dal peccato alla giustificazione davanti a Dio e dalla morte alla vita eterna. Gloria al Signore per questa meravigliosa parola, per queste meravigliose strutture, per queste meravigliose verità.